Da quella che è la fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, l'Italia ha subito continue cessioni di sovranità nazionale. Pensiamo agli accordi di Bretton Woods, all'istituzione del Fondo Monetario Internazionale, pensiamo al divorzio tra Tesoro e Banca Italia, pensiamo all'introduzione della moneta unica e tanti altri episodi in cui abbiamo ceduto la sovranità militare dal punto di vista finanziario, economico, dal punto di vista politico, geopolitico e dal punto di vista militare. Io aggiungerei anche i patti lateranensi del 29, come diciamo Gramsci e Gentile, furono la prima Sì, grande sono cessione di partito dopo sovranità. la Seconda Guerra Mondiale, ma se facciamo un passo indietro, chiaramente i patti lateranensi vanno sicuramente inseriti. Il tema della sovranità nazionale oggi è tornato ad essere un tema forte con alcuni partiti che utilizzano questo tipo di idea per fare appunto propaganda politica. Però rimane un tema forte anche se non viene affrontato a dovere dal giusto punto di vista, dalla giusta prospettiva, o perlomeno da una prospettiva che si avvicini a quelli che sono i reali interessi nazionali italiani, di cui purtroppo nel dibattito politico, anche nel dibattito politico dei più nazionalisti partiti, non sentiamo. Quali sono questi punti focali su cui andrebbe concentrata la dialettica, la retorica nel momento in cui si parla di sovranità nazionale? Dal punto di vista economico è chiaro, la sovranità monetaria. Si sente qualche volta Salvini, qualche volta qualcuno del 5 Stelle che accenna alla sovranità monetaria vera e propria, si sente più parlare di uscita dall'euro, ma non di ripristino di una sovranità monetaria di proprietà pubblica attraverso una banca centrale di proprietà pubblica, perché l'Italia ha avuto la lira dal 1981 fino al 2002, ma non era una lira che lo Stato poteva abbattere come prestatore d'ultima istanza per finanziare spesa pubblica. Ma era una lira che lo Stato doveva comunque richiedere a soggetti bancari privati. Bisognerebbe tornare alla situazione pre-81 di sovranità monetaria assoluta. Poi un altro tipo di sovranità finanziaria è la sovranità del debito pubblico. Al mondo adesso c'è soltanto il modello giapponese che si avvicina a questo tipo di sovranità. Il nostro debito pubblico è in mano a grandi banche d'affari, a grandi fondi istituzionali di investimento e a potenze straniere, in buona parte. Cosa accade? Accade che se una potenza straniera non gradisce una politica di spesa pubblica che fa un nostro governo, può benissimo decidere di vendere una piccolissima parte di titoli di debito pubblico italiani per far lievitare l'interesse quanto basta per rendere impraticabile quella politica di spesa pubblica. O ancora di più, nel momento in cui qualche grosso gruppo appartenente alla grande finanza non ama un governo, gli sta sul naso un governo, un ministro, una politica adottata da un governo, può addirittura arrivare a destituire quel governo vendendo, come ad esempio accadde in Italia nel 2011, grossissime quantità di debito pubblico over the counter, fuori dal mercato regolamentato, utilizzando metodiche magari che danno sospetto agli analisti, agli operatori di mercato, che ci sia qualche informazione in possesso di quell'ente, che possa minare le basi della credibilità, della solvibilità di quel paese, gettandolo appunto in balia del mercato, causando incrementi bestiali dello spread e dei tassi di interesse, portando quel governo alla destituzione, alla caduta. Poi, un altro tipo di sovranità economica riguarda le privatizzazioni. L'industria pubblica è stata smantellata dal 92 ad oggi con privatizzazioni a man bassa. Tutti i settori su cui il nostro Stato era fortissimo, aveva dei primati mondiali indiscussi, sono adesso in mano a gruppi finanziari che li gestiscono secondo le regole del mercato e sicuramente non secondo quello che sarebbe l'interesse pubblico. Privatizzazioni fatte con la scusa di ridurre il debito pubblico, ma anche questa è una farsa enorme perché riduci il debito pubblico di pochissimo vendendo una quota di un'azienda di Stato, ma poi cosa succede? Che lo Stato perde i dividendi legati a quella quota di proprietà in quell'azienda e nel giro di 2 anni perde
perde la possibilità di recuperare quella piccola quota che ha guadagnato vendendo, privatizzando quell'azienda. Quindi, insomma, poi si può parlare di sovranità militare, uscita dalla NATO, sovranità geopolitica, indipendenza nelle scelte geopolitiche, evitare di andare contro i nostri interessi come si è fatto in Libia, come si è fatto con le sanzioni alla Russia, e come si continua a fare tutt'oggi con la Turchia, gettando un progetto come il Turkish Stream che avrebbe garantito al nostro paese un'indipendenza energetica legata al gas. Per diverse decine di anni. Il discorso comunque sarebbe da approfondire, ma dal punto di vista economico ho cercato di dare una velocissima sintesi. Per comprendere quale sia l'essenza della sovranità nazionale, credo che si debbano convocare almeno tre grandi filosofi della politica che inaugurano la modernità, i quali sono Machiavelli, Baudin e Hobbes. Partiamo da, molto rapidamente, da Baudin, il quale nei sei libri dello Stato dà la definizione decisiva di che cosa sia lo Stato sovrano. Stato sovrano significa, secondo Baudin, superiorem non recognoscens. Uno Stato è sovrano quando non riconosce nulla di a sé superiore, quando cioè è esso stesso al di sopra di tutto e quindi in grado di porre in essere esso stesso le regole, le norme e di farle applicare. Machiavelli, dal canto suo, nel Principe, ma poi anche nei discorsi sopra la prima decade di Tito Livio, ci segnala in maniera chiara il fatto che uno Stato, per essere sovrano, debba essenzialmente dotarsi di un proprio territorio, chiaramente, della milizia e quindi dell'esercito e della moneta. Queste sono, direi, seguendo le orme e il dettato di Machiavelli, le tre condizioni irrinunciabili affinché possa darsi la sovranità dello Stato. Tommaso Hobbes, dal canto suo, siamo nel 600, dopo rispetto a Machiavelli e a Baudin, e nel testo di Hobbes in qualche misura prendono forma, si consolidano le grandi acquisizioni della filosofia politica cinquecentesca, Hobbes ci dice che lo Stato assoluto è il Deus Mortalis, è Dio in terra, è in qualche misura il successore logico e cronologico della divinità trascendente cristiana. A questo proposito è degna di essere sempre di nuovo presa in considerazione la tesi di Carl Schmitt, secondo cui tutto il lessico della filosofia politica e del lessico giuridico moderno è una secolarizzazione della precedente visione cristiana. Il vecchio Dio trascendente che pone in essere l'ordine che è alla base della creazione diventa con la modernità lo Stato sovrano che crea l'ordine, pone in essere l'exitus, l'uscita dallo status naturae, crea l'ordine e esso soltanto è assoluto, cioè sciolto da vincoli. Appunto ciò che Baudin diceva superiore non recognoscens, in Hobbes diventa absolutus, sciolto da condizionamenti. Ora, fatta questa premessa di ordine filosofico-politico, possiamo, saltando ai nostri giorni, quindi dando per scontati moltissimi passaggi che pure andrebbero ricostruiti attentamente, possiamo dire che oggi siamo in una fase di smantellamento degli stati sovrani nazionali, siamo in questo senso sul coté politico nel passaggio dalla modernità alla postmodernità. Dico che siamo sul coté politico in questa dimensione perché il passaggio dalla modernità alla postmodernità sul piano politico si lascia effettivamente inquadrare come transito dal sistema di Vestfalia, il sistema degli stati sovrani nazionali, lo ius publicum europeum, come lo chiama Carl Schmitt, gli stati sovrani nazionali post pace di Vestfalia, alla nuova situazione degli stati disgregati, del mercato transnazionale che si pone esso stesso come superiore non recognoscens e che quindi non può accettare l'autonomia del politico e perciò stesso la capacità degli stati sovrani nazionali di normare l'economia, di regolamentarla. Dopo l'89 il nesso di forza dell'economia di mercato vincente aveva dinanzi a sé come ultima forza in grado di disciplinare, di resistere, di amministrare l'economia, esattamente gli stati sovrani nazionali come luoghi del primato della politica sull'economia. Ed è per questo che dopo l'89
1949 è venuto meno il conflitto, il Weltdualismus, Unione Sovietica, Stati Uniti d'America, il monopolarismo vincente con primato assoluto dell'economia di mercato procede verso lo svuotamento integrale degli stati sovrani nazionali come ultimi residui del primato del politico sull'economico, come ultimi luoghi del primato della scelta sovrana nazionale democratica rispetto ai meccanismi tecnocratici sciolti da ogni vincolo democratico dell'economia autonomizzata. Siamo entrati nell'epoca che io definisco dell'economia spoliticizzata, sciolta ormai da ogni vincolo politico e perciò stesso diventata essa soltanto superiore non recognoscenza.